andando proprio nel pratico, nel pragmatico, detto appunto della bontà e dell'utilità di questa strada, che cosa deve fare un'azienda subito, secondo te, per muoversi in direzione del SASI, dell'SSE, e soprattutto quali sono gli errori da evitare? L'errore da evitare è che passare ad un modello SSI non è solo un salto tecnologico, ma è anche un salto di mentalità. Alcune funzioni che storicamente erano fattibili on-premise sono fattibili in cloud, ma magari con modalità differenti, o addirittura in certi casi non sono proprio fattibili perché rimpiazzate da altre funzioni. Quindi l'errore principale da non fare è quello di dire: io prendo la mia tecnologia e la porto in cloud. Non è solo un processo tecnologico, ma è anche un processo, direi, procedurale. Ovviamente i vantaggi sono molteplici, perché ad esempio, invece di gestire molteplici tecnologie discrete di sicurezza, in questo caso c'è un unico punto di controllo che, come abbiamo descritto in precedenza, offre molteplici funzioni. L'idea è quella di capire esattamente quali sono le necessità in termini di sicurezza e fare un piano di spostamento delle funzioni in cloud. Non è detto che si debba fare tutto oggi e subito. Ovviamente possono anche esserci dei momenti di interim in cui tecnologie tradizionali coesistono con le nuove tecnologie in cloud, prima poi di portare tutto in cloud. Però occorre capire bene quali sono le necessità e i requisiti dell'organizzazione, capire poi quali sono tra i moduli che una piattaforma SSI può offrire quelli che effettivamente servono con la massima priorità, e fare poi un piano di migrazione in cui le varie funzioni si spostano secondo i tempi e le modalità di cui l'organizzazione ha necessità. Grazie Paolo. Senti Elena, per chiudere in bellezza, un po' l'hai anticipato, no? Per supportare al meglio questa rivoluzione, questa accelerazione, questo nuovo modello di gestione per gestire la security, voi avete lanciato anche un nuovo progetto di canale, no? Un programma dedicato ai sistemi integrator che vogliono imboccare proprio questa strada. Ci racconti che progetto è, a chi è rivolto e perché conviene, cioè perché è una buona opportunità? Volentieri, e grazie anche per questa domanda. Allora, il nuovo programma di canale nasce a marzo di quest'anno ed ha già avuto un grande successo, in quanto abbiamo avuto un sacco di adesioni. Allora, cosa prevede questo nuovo programma di canale? L'inserimento di 3 livelli di partnership: l'authorized, che rappresenta la prima fascia d'ingresso, ma porta con sé dietro una serie di vantaggi, tra cui l'accesso al portale. Quindi noi abbiamo un portale veramente molto interessante, ricco di informazioni, è tra i migliori portali che io ho osservato nei miei ultimi 10 anni di esperienza nel mondo della security. Abbiamo poi la partnership Gold e Platinum, con una serie di vantaggi legati a migliori scontistiche, ma anche all'inserimento, ma anche con l'inserimento di fondi marketing per iniziative marketing condivise dedicate proprio a queste fasce di partnership più elevate. Questa è proprio una novità, e da marzo, tenete conto, fino ad oggi, 20 aprile, sono già diverse le attività marketing condivise con alcuni nostri partner. Non possono ovviamente mancare programmi e percorsi di certificazione tecnica. Abbiamo la Netskope Academy, in cui i partner possono seguire dei percorsi di certificazione e conseguire le più alte certificazioni in ambito cloud security, che vengono poi accreditate, vengono certificate da Pearson VUE. In questo modo i nostri partner hanno la possibilità di diventare o Certified Cloud Security Administrator o Cloud Security Integrator, o meglio ancora se entrambe. Questo per noi è un aspetto, diciamo, a valore molto importante, poiché abbiamo osservato che dopo l'ingresso del Magic Quadrant SSE sono molti clienti che in fase di queste tipologie di progetti richiedono partner e personale certificato. Ultimo, ma non meno importante,
su questo tema qui stiamo spingendo molto, una nuova specializzazione in ambito dei servizi professionali. Questo vuol dire che abbiamo sviluppato un programma che permette ai nostri system integrator di collaborare con la nostra forza professional services per l'erogazione del servizio in cloud. Quindi un'altra bella opportunità per il nostro canale. Se vogliamo in un certo qual modo descrivere il nostro programma di canale Evolve, possiamo dire che è rivolta ad un'espansione del valore che le nostre partnership sono in grado di offrire alle nostre organizzazioni ed aggiungere un altro importante tassello alla nostra strategia di go-to-market che è incentrata al 100% direi sui partner. Benissimo, allora Elena, Paolo, avanti tutta con Netscope e insomma seguiremo questo nuovo progetto di canale. Grazie mille. Grazie a voi. Voi. Buona giornata, ciao.